Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui. Allora, innanzitutto siamo su questo gioco di autobus e vi dirò una cosa, un attimo che disattivo qui. Bene, vi dirò una cosa, ragazzi. Un avviso che vi servirà così da non farvi preoccupare. Allora, praticamente, voi sapete che c'è la serie The Villain. No? Allora, l'episodio 7 non so quando uscirà perché ci sono dei problemi tecnici che vietano la pubblicazione del contenuto, quindi non potrò pubblicarlo, almeno che, cioè, almeno che non vi dirò che potrò pubblicarlo solo quando ci riuscirò. Se non ci riesco, e allora cambio dispositivo perché il tablet non me lo fa pubblicare, dato che KineMaster diciamo che è un programma un pochino difettoso, quindi devo cambiarlo per forza. Detto questo, ragazzi, divertiamoci come dei matti. Salto questa parte perché mi sta veramente stufando. Già abbiamo fatto un minuto solo per questo. Allora, chiudiamo la porta d'ingresso e il bagagliaio, azioniamo il motore, mettiamo la marcia indietro, poi quella in avanti e andiamo. Quindi dovrò cambiare o programma o dispositivo, altrimenti sono costretto a fare tutti e due perché il tablet non mi consente di farlo. Dato che sul tablet sto lavorando ad altro, non mi consente di pubblicare il video su di The Villain, quindi cambierò programma o dispositivo, come ho detto prima. Detto questo, ragazzi, divertiamoci a guidare questo pullman. Non so, vabbè, aveva detto Reggio Calabria Taranto e quindi andremo a Taranto. Yeah. Allora, vi dico già una cosa. Io a questo gioco ci ho giocato molte, ma molte volte. E infatti sono abituato. Suoniamo, anche perché è bello. Vabbè, non fa suonare. Quindi saremo costretti a non usare il clacson. Poi dobbiamo sempre rispettare i codici stradali. No, non sto dormendo. Guarda lì. È solo che sto andando dritto perché. Però sorpassiamo questa macchina perché forse l'autobus non è super confortevole, ma va bene. E che già fa? Oh, a parte che è un pullman. E poi, ragazzi, guardate, abbiamo sorpassato un'auto, un taxi per precisione. Levati di qua. Oh, il mio caffè è versato, un piccolo incidente, mi dispiace. Prossima volta non ti prendi il caffè che altrimenti vomiti. Come vado al centro multimediale? Ci andavi con la macchina. Non è una cosa mia. Vabbè, non importa questo. Poi scopriremo tutte le funzioni segrete di qua. Ecco, andiamo sopra con questo. Che adesso potremo andare sopra. Oh, non sorpassate. Te con la Mazda e te con la Nissan. Cos'è quello? Un Ford Ranger. Boh. Oh, piano, piano, piano. Piano. Ok, paghiamo il pedaggio e possiamo ripartire. Bene, oggi stiamo andando alla grande. Anche perché ho fatto vari incidenti su questo gioco. Quindi ragazzi, dobbiamo fare attenzione, anche perché a volte gira la polizia. Quindi non dobbiamo farci. Innanzitutto qua a sinistra stanno passando molti pullman, come potete vedere, perché stanno facendo queste cose qua. Ma prendiamo da qua perché mi va. Non lo so, è bello. Guardate la polizia, ragazzi. Vedete? Ve l'ho detto io. C'era la polizia e ci ha detto che
Cioè, ci sta inseguendo un tizio. Comunque, ragazzi, ritornando a parlare del discorso di prima, state tranquilli che The Villain lo porterò. Ma quando cambierò o programma o dispositivo, state tranquilli, ragazzi. Io già vi faccio uno spoiler. Ci sarà un funerale e vabbè. Raga, ma se sorpassiamo la polizia, cosa succede? Non lo so. E non voglio saperlo. Conosco i tassisti che guidano meglio di te. La prossima volta cambia azienda. Non mi dici ste cose per fare cattiva pubblicità. Anzi, sai che ti dico? Di qua, subito e velocemente. Sorpassiamo il Doblò? Sì, Massima, dai, ma che ce ne frega? Che sì, chi se ne, vai via! Via, 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 via! Se stai cercando di farci vomitare, sei sulla strada giusta. Ma zitto, va. La prossima volta cambia azienda di autobus e di pullman. E non rompi le scatole a me. Comunque. Guardate, raga. Oh, piano! Piano che sbucano altri pullman. E qua non è una buona cosa. Guardate, raga. Piano, oh mio Dio. Siamo stati super fortunati, anche perché non abbiamo preso l'altro autobus. Perché di solito, ragazzi, gli incidenti su pullman, autobus, camion, sono più fatali di quelli in auto, di quelli sui veicoli come le moto. Quindi, ragazzi, sempre attenti, sempre massima attenzione quando si prendono sti veicoli. Sono troppo giovane per morire, anch'io, ma non parlare allora. Cambia azienda, non rompere il cavolo, va. Ragazzi, scusate, ma qua gli automobilisti a volte fanno. Non sapevo che si trattasse di un rally fuori strada. La prossima volta cambia azienda, te l'ho già detto. La prossima volta cambia azienda. Perché qua, cos'è? Del genere non le vogliamo sentire. Non è un po' strano colpire tutto sulla nostra strada? Eh sì, però se ti stai zitto magari non facciamo gli incidenti e le catastrofi. Ecco, il segreto è stare zitti. Stai zitti perché qua la gente che critica. O come ci parte una TikToker a chi mi sfotte. Oh ma che tiki 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 gaga. Oh ma che tiki 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 gaga. Ecco appunto. Questo glielo dico. Se stai cercando di farci vomitare, sei sulla strada giusta. Sì, certo. Ma stai zitto. Io sorpasso pure questo pullman. Siamo sulla strada sbagliata. Yes. Dobbiamo girare. Sperando che non ci siano. Ok, siamo. Un attimo. Adesso possiamo ritornare per dove dovevamo andare. E senza farci male, perché abbiamo sbagliato, andiamo lì. Guardate, ragazzi. Wow. Allora, dobbiamo andare da una parte, per questo non. Per questo ho svoltato. Vabbè, non c'era bisogno. Wow, Doblò. Non sapevo che si trattasse di un rally fuori strada. Non è un rally fuori strada, cretino. Oh mio Dio, guarda questo qua come andava allazzato. Un attimo, stiamo parcheggiando. Voi nel frattempo state fermi e zitti, che mi fate perdere la concentrazione. Dico ai passeggeri, non a voi, ragazzi. Quelli che hanno fatto solo cattiva pubblicità.
attimo. Ecco, adesso possiamo parcheggiare. Che cavolo! Ecco qua. E mo siete contenti, siamo arrivati prima. Certo, se fossimo stati zitti ancora prima. Ecco. Abbiamo perso non so quanti soldi, ma almeno siamo andati ad accompagnare la gente alla propria destinazione. Ciao ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e tenete a mente quello che vi ho detto prima all'inizio. Ciao ragazzi!